Ok, abbiamo avuto un'interruzione, proviamo a vedere se ora riparte bene. Ok, ci Ci siamo. siamo, è ripartita bene. Perfetto. Intanto vi metto al corrente che tempo fa nel nostro paesello, piove da matti, piove E forte, nebbia. è nebbia, c'è una nebbia fitta, fitta, proprio forte, piove. Un po' ci dispiace perché via, bagna tutto, cioè fa tutto un disastro, però Vabbè, la però ci madre vuole anche lei. Soprattutto natura e madre terra è felice. perché sabato sera abbiamo l'evento, quindi insomma, Quindi, se ci dispiacerebbe, però ecco. sarà quel che sarà. Il tempo deve fare il suo corso. E poi ognuno sa, che è amante del bosco, del verde, della natura, sa che sono gli inconvenienti dell'autunno, dell'inverno, no? Assolutamente sì. Che però richiede la sciarpa, un cappellino, dai. E Ok. una bella tisana, calda, profumata Se ci e sentite, gustosa. dateci la conferma dell'audio. Se ci vedete bene, penso di sì. Ok. Salutiamo innanzitutto tutti voi che ci seguite, carissime amiche, carissimi amici. Vediamo che sono in diversi a partecipare. Ciao Silvia, ciao Elde, ciao Massimo, ciao Paola, Patrizia, Franco, Ciao a tutti, Massimo, non dico niente, ma vi abbraccio comunque, dico sempre ciao nel Enrica, pensiero. Lupetto, Renzo. Beh, siamo in tanti questa sera, bisogna dire. Grazie infinite della partecipazione, ancora qualche secondo, attendiamo un po' gli ultimi collegamenti, poi iniziamo questa diretta. Visto anche che l'argomento magari è un po' particolare e Sì, quindi abbiamo messo anche vediamo, un titolo un po' sì, particolare. vediamo così di condividere un'oretta insieme per cercare dai, di conoscere questo lato umano che non è umano, ma E non bensì umano. è molto spirituale ed è il lato più meraviglioso, più alto di energia e di contatto che abbiamo nel livello umano. Ovviamente il maestro ha raccontato questa energia, ci ha raccontato di questa energia che praticamente guida l'essere umano. Al di là della materia, al di là della vita, per incontrare più facilmente l'era dello spirito che in questo momento si sviluppa e si apre e si rivela a tutti indistintamente. Ok, ci siamo, iniziamo, ripetiamo i saluti e salutiamo anche tutti quelli che sono collegati fino adesso e vi Ciao. ringraziamo di partecipare a questa serata, a queste nostre serate del giovedì sera perché per noi sono molto importanti perché condividiamo con tutti voi quello che è stato ed è a tutt'oggi l'insegnamento che abbiamo ricevuto dal grande maestro attraverso gli scritti di Lidia. Lidia ha canalizzato e canalizza tutt'oggi degli scritti, dei messaggi che sono stati poi raccolti, li abbiamo raccolti insieme in una collana di libri che si chiama Pagine Cadute. E qui abbiamo Arca della Vita, che è il terzo volume, ed è un racconto che non è solo una storia, ma bensì è la storia nella storia, al di là della storia, un po' come il pensiero oltreverso, no? Esatto. Oltre che cosa? Oltre l'umana natura, oltre i confini della vita, oltre quello che noi pensiamo di conoscere, di sapere,
e di aver appreso, ecco, andare oltre. Che cosa vuol dire andare oltre? Che cosa vuol dire pensiero oltreverso? Che cosa vuol dire spingersi al di là della natura umana? Stasera affronteremo un po' questa tematica che per noi è molto importante, perché quando il maestro poi ha scritto nei suoi messaggi quello che intendeva spiegare all'essere umano, io e Lidia siamo rimasti veramente molto meravigliati, no? Di questa, soprattutto di questo connubio che c'è, questo legame che c'è tra lo spirito e la materia, no? Sembrano due cose separate, sembra un qualcosa che abbiamo, la vita, l'esistenza, la materia. Tutto ciò che abbiamo attorno è materia e quindi ha un confine, ha dei suoi contorni, ha una sua definizione di spazio e di tempo, e tutto ciò che va al di là della vita e quindi è oltre. Oltre a che cosa? Oltre ai nostri sensi, oltre alla nostra capacità di percepire, oltre alla nostra capacità di sentire? No, va ancora più oltre. Va al di là dei nostri sensi, va al di là di tutto quello che è l'aspetto umano della vita, no, Lidia? Quindi, Sì. partendo dal presupposto che la vita per noi, per quello che conosciamo, per quello che sappiamo, e crediamo che anche voi che ci seguite la pensate allo stesso modo, non si è iniziata qui, non si è iniziata con la nascita e non finisca con la morte. Quindi, partendo da questo, abbiamo nella parentesi temporale della vita, bensì due punti oltreverso, oltre la vita e oltre prima della vita. Questo oltre è la nostra discendenza, è la nostra provenienza, è il nostro aspetto più spirituale, più profondo, più antico, e ce lo portiamo indietro da migliaia e migliaia di anni per evoluzione. Come anime incarnate, percorriamo le vie della Terra da ormai 126.000 anni, da quando abbiamo iniziato il percorso della vita pesante sulla Terra, e da quel momento ad oggi abbiamo sperimentato tutte le forme della materia. Oggi inteso in questo tempo, l'essere umano si sta risvegliando, sta prendendo contatto, coscienza che non siamo solo fatti di materia, non è tutto qui quello che crediamo che esista, ma bensì ci vogliamo e ci vorremmo spingere oltre, andare a trovare quelle risposte dove oggi l'essere umano un po' in maniera rivoluzionaria si dà da fare e cerca di comunque conquistare passo dopo passo una certa consapevolezza, e un po' anche in maniera scettica e diffidente cerca di capire senza lasciare le radici impiantate nella terra. Ma tutto va bene, tutti gli atteggiamenti vanno bene purché se ne parli, purché ce ne sia l'opportunità di condividere e di dividersi in questa presa di coscienza attraverso varie strade. Noi vi portiamo la nostra e tante altre parlano di questo pensiero. Beh, certo, ognuno porta il suo pensiero e noi portiamo il nostro. Questi pensieri però alla fine si uniscono tutti e formano una grande autostrada, perché non sono pensieri che rimangono fuori da questa autostrada, perché questa autostrada è la vita che viviamo tutti i giorni. È il pensiero, sono le intenzioni, sono gli intenti, sono i caratteri, sono tutto quello che fa parte della vita umana. La vita umana è costruita su un'energia particolare, su un'energia divina, come tutto è costruito sull'energia divina, ma proprio la vita umana è costruita su un qualcosa che deve assolutamente fare una costruzione spirituale. Perché noi, ognuno, ogni umano, da sempre costruisce la vita della materia, la vita della cellula, la vita del gene,
la vita di tutto quello che è materiale, perché è questa vita, questa materia organica che siamo noi, ci serve per evolvere, ci serve per avere la capacità di creare delle impostazioni di noi stessi e di lasciare anche un'eredità, no? Ma un'eredità Assolutamente. anche solida, ma un'eredità di energia, una eredità dove, Spirituale. spirituale, dove la nostra energia non deve andare perduta. La nostra energia rimane conservata nel pianeta Terra, rimane conservata nel sistema solare, in tutta la sua bellezza, in tutte le sue infinite stelle. Anche l'uomo finisce il suo tempo temporale a qualsiasi età, quando la vita si conclude e risuona l'eco cosmico per richiamare quell'anima, quello spirito al ritorno alla dimora celeste, alla dimora divina, alla dimora degli universi, alla dimora galattica, ma non, che non ha niente a che vedere con tutto quello che ha vissuto, o noi, quando sarà il momento, abbiamo vissuto sul pianeta. E quindi c'è questa energia che è la nostra, ognuno di noi ha la sua, nessuno si può appropriare nemmeno di un filamento di un'altra energia, non esiste né se siamo ancora in vita e nel governo di un corpo umano, e né se siamo in viaggio verso le stelle, verso la nostra dimora celeste, nessuno può appropriarsi di un nostro filo argenteo, di un nostro filamento di energia. Perché questo? Perché ci serve, ci servirà. È una coordinata, è una coordinata così, no? Una mappatura che ognuno di noi ha da sempre, cioè non si distacca mai quella mappatura da ognuno di noi, E dalla nostra è origine. dalla nostra origine, è la nostra, è di nostra proprietà. E quindi è una matrice che noi usiamo sempre tutte le volte che veniamo a vivere sulla Terra. Cioè tutte le volte che noi dobbiamo costruire il nostro progetto e il nostro disegno di una vita, usiamo sempre la stessa procedura di questa straordinaria energia. Quindi questa energia si chiama oltreverso. Perché? Perché ci dà la possibilità a tutti, da sempre, di essere umani, 100%, ma di conservarci al 100%, qualsiasi cosa ci succeda durante la vita, di conservarci nella nostra energia d'origine, che è quella oltreverso, che è quella vibrazione di altissimo livello che non ha niente a che vedere con tutte le energie terrestri. Saranno loro tutte le energie terrestri, corporee, del pianeta, di tutto quello che è l'ecosistema, i fratelli, i simili, le famiglie, cioè tutto quello che ruota intorno a un individuo di materia, ad un certo punto, quando deve nascere, quando deve intraprendere la vita, le energie che sono le mie, che mi devono servire per fare la costruzione, come a una dimora di mattoni, che deve essere costruita con tante situazioni, con tante energie, con tanti prodotti, no? Con tanti meccanismi, tante persone che hanno studiato, che sanno tante cose, tutti mettono insieme tutto per far sì che quella costruzione venga alla luce. E
E questo succede anche per ogni essere umano che nasce, ma ognuno di noi possiede questa energia straordinaria. Non si modifica mai, resta sempre un'energia oltreverso, perché è un'energia universale, ma non è universale come noi possiamo pensare, è un'energia che va al di là, dove esiste veramente la sorgente della luce, la sorgente dell'energia, la sorgente del principio. Ovviamente queste cose che diciamo non sono nostre, perché cosa sappiamo una mattina? Ci siamo svegliati e poi vi hanno detto, sai, questa notte ho fatto un sogno, eccetera. Il maestro mi ha sempre raccontato tante cose e mi ha fatto sempre scrivere altrettante, tante, infinite cose che si trovano sui libri e si trovano anche sulle parole che io ho sempre detto e che Hermes ha sempre detto agli incontri, no? Alle conferenze, a tutto quello che abbiamo sempre raccontato di questo mondo invisibile che assolutamente non si distacca per nessun motivo, neanche di un attimo, di un nanosecondo, dal mondo della materia, dei sensi, dal mondo pesante, cellulare, genetico. Quindi il mondo oltreverso va al di là di ogni cosa e bisogna, come si dice, raccoglierlo e ragionarlo e portarlo alla nostra portata affinché lo possiamo veramente vedere, toccare, ragionare e rapportare anche con la vita, di ogni giorno, no? Perché ci deve dire e ci racconta e ci deve facilitare anche il compito e la possibilità di ragionare e di capire più velocemente cos'è il significato e il perché della vita umana, dove l'umano in definitiva deve arrivare, cosa dobbiamo fare, chi dobbiamo incontrare mentre si vive la vita giorno dopo giorno? Questa è una domanda che il maestro tante volte ci ha fatto, come si dire, mi si dice, spiegare cosa significa. Chi dovete voi umani incontrare lungo il cammino evolutivo? È una domanda abbastanza insolita, no? Che Complessa. complessa, che il cielo chieda, ma voi in definitiva, avete mai pensato chi in realtà dovete incontrare? A dire il vero, io no. Però magari voi anche sì, però io non ho pensato mai a questa cosa. Ci sono molti aspetti che non conosciamo di noi stessi e che dobbiamo incontrare, no? Partendo dal presupposto che la prima persona da incontrare siamo noi. Siamo noi nella nostra intimità, nel nostro profondo, nei nostri sentimenti, nelle nostre emozioni, ma andando oltre siamo noi in un pensiero, in un sentire, in un'appartenenza a qualcosa che non è legato solo all'esperienza della vita, non è legato solo alla materia. Non è legato alle cose che ci piacciono o non ci piacciono, ma è legato a qualcosa che risuona dentro ognuno di noi. E non c'è chi sente e chi non sente. Non c'è chi vede e chi non vede. È un cammino fatto di crescita, fatto di sensibilizzazione del nostro cervello, del nostro pensiero, dei nostri sensi, del nostro cuore. Perché alla fine tutto quello che ruota attorno all'essere umano è amore. E ovviamente ognuno di voi, come ci siamo chiesti tante volte, anche io e Lidia, come si fa a parlare di amore quando c'è la guerra, quando c'è la violenza, la malattia, quando c'è la difficoltà, quando c'è la povertà, quando ci sono tutti quegli aspetti che la vita, non
non non lascia lascia contemplare trapassare neanche una goccia apparentemente di amore, perché se c'è amore ci dovrebbe essere salute, gioia, benessere, ricchezza. Ecco, il grande maestro ci ha sempre spiegato che tutti e due i risvolti della medaglia, tutto ciò che facciamo, che siamo e che viviamo fa parte di noi e che dobbiamo imparare ad amarci in questa completezza, in questa dualità, nel bene e nel male. Già parlavamo anche giovedì scorso del bene e del male, e il bene e il male è dentro di noi, noi siamo esseri duali e come esseri duali abbiamo questi due poli che si contendono il dominio sulla materia, no? Come se fossimo una doppia personalità, non lo siamo, ma in definitiva anche sì, perché c'è la nostra parte umana, quella che vediamo, ci vediamo, e che ha il dono del libero arbitrio, quindi lo usa al 100% della sua potenzialità per poter vivere, decidere di vivere come vogliamo, e c'è la parte invisibile, c'è la parte quella che nessuno di noi può vedere, può toccare, che è la nostra anima, che Che è quella più vera. è quella più vera, che è quella del sentire, che è quella dell'oltreverso, e oltre Oltreverso. questo piano di materia. E conoscere quella parte è un cammino che possiamo fare, e voi forse non ci crederete, soltanto vivendo. Su questo Perché, piano evolutivo poi. esatto, perché questo livello, questa terra, questa vita, con i suoi alti, i suoi bassi, i suoi pregi, i suoi difetti, è la prova dell'esistenza stessa dell'anima. Perché l'anima sa da dove viene, sa dove andrà. E sa che attraverso la vita potrà imparare tantissime cose e non tralascia niente, non tralascia nulla, perché nulla è lasciato al caso, il caso non esiste. Quindi lei sa a che cosa va incontro alla gioia e va incontro al dolore, ma tutto questo è proiettato oltre la vita stessa. La vita è un passaggio. E a noi cosa rimane? Noi cosa stiamo facendo qui? Se lei è consapevole di tutto questo, beh, ma noi siamo lei. Non c'è separazione. Non c'è una doppia personalità dentro di noi e fuori di noi. Siamo un tutt'uno. Noi viviamo e sentiamo. Lei esiste e sente attraverso di noi. Quindi siamo un qualcosa di unico, qualcosa di incredibile. Qualcosa che l'essere umano sì, lo sa, lo sappiamo perché ne parlano le filosofie, le religioni, oggi più che mai, no, Lidia, siamo a Certamente. conoscenza di questo percorso spirituale dell'anima. Ma un conto è saperlo e un conto è sentirlo, sentire che apparteniamo davvero al tutto. E questo tutto ha comunque un suo modo di esprimersi. Ha un suo modo di rendersi più o meno palese ai nostri sensi, per comunque farci, no, percepire anche nella vita quella sfumatura di spiritualità. Sì, anche perché questa spiritualità, questo oltreverso, che comunque sia, oggi è il tempo del risveglio, no? Esatto. Oggi è il tempo dove ogni cosa si rivela e si è rivelata e si rivelerà sempre di più e troverà sempre l'essere umano pronto e preparato nell'ascolto, nella capacità di interpretare, nella capacità di sentire, nella capacità anche di dimostrare quello che ascolta. Ma per fare questo e tanto altro, ovviamente, che ognuno se vuole può fare una bella lista, no? Per cercare di comprendere fino in fondo che cos'è questo connubio di oltreverso con la vita di materia che ha un inizio e una fine, mentre invece l'oltreverso è l'eterno presente, dove ogni cosa è al di là della vita umana, al di là del respiro,
al di là di tutto quello che è questa evoluzione anche, perché l'evoluzione si esprime e si rivela nella vita di tutti i giorni. E mentre l'evoluzione si trasforma, perché ogni cosa è nuova, dopo un momento è tutto nuovo. E nello stesso tempo, un momento ancora, è tutto vecchio, è già tutto sorpassato. Quindi l'evoluzione è una macchina per viaggiare nell'oltreverso, in quella condizione evolutiva, energetica, dove la mente non sta al passo di questa situazione Non gli può star meravigliosa. dietro. Al passo di questa situazione meravigliosa invece ci sta la cellula, che la cellula va alla velocità oltreverso, appunto, perché deve andare nella stessa direzione dove la linfa vitale, il nostro sangue, la nostra linfa va verso che cosa? Va verso il cervello. Perché nel cervello trova appunto il grande, il meraviglioso computer celeste oltreverso, dove ognuno di noi ha questa capacità di comprendere quel linguaggio che ogni giorno parla la lingua, una lingua, un linguaggio, un idioma dove ognuno di noi è all'interno. Esiste perché è all'interno di quelle parole, di quell'eco, altrimenti non riusciremmo a comprendere e proseguire nel nostro sviluppo, nella nostra evoluzione. Quindi evolvere significa ogni giorno entrare nel nostro oltreverso, nel nostro campo energetico che non conosciamo, ma che ogni nanosecondo impariamo a conoscere, a viverlo e anche a trasformarlo. Lo accettiamo, non l'accettiamo? Questo è nel libero arbitrio, non è compito né della condizione energetica dell'oltreverso né della crescita e sviluppo evolutivo dell'essere umano che deve per forza, perché chi vuole evolvere deve fare delle cose anche nel lato materiale. Se tu vuoi evolvere, se tu vuoi raggiungere degli obiettivi, tuoi obiettivi che ti fai ogni giorno, devi avere una capacità e devi avere una volontà e devi avere delle attenzioni nei tuoi confronti e nei confronti della tua vita affinché tu possa raggiungere i tuoi obiettivi, no? Mi pare una cosa giusta questa. E così è l'oltreverso, perché è quella condizione energetica dove ognuno di noi deve passare per quella energia, per quella espansione che noi abbiamo nel cerebro, nel cervello. Perché nessuno può, nessuno togliere questa grandiosità che ogni essere umano ha. Cioè non è una cosa che si può togliere, perché l'intelligenza, la capacità e tutto quello che abbiamo è fattore non umano, no, non dell'intelletto umano dove perché abbiamo studiato. No, è una energia nostra. Come dicevamo prima, è della sorgente, è la sorgente pura dell'anima e dello spirito, meglio dire dello spirito e dell'anima, per entrare nella vita umana, cioè nella cellula e nel gene, in modo da vivere e sperimentare questo mondo che noi viviamo tutti i giorni, ma che magari con fatica sappiamo che cos'è che stiamo vivendo, cos'è che stiamo in realtà facendo.
facendo in questo mondo ogni giorno. Non siamo qui solo per fare soldi, solo per fare situazioni o altro, ma siamo qui per incontrare noi stessi. Siamo noi l'ospite d'onore che dobbiamo incontrare mentre viviamo la vita. Il grande Il incontro. grande incontro della Il vita. grande incontro della vita. Il E grande non lo possiamo fare da soli. Questo è un altro punto molto importante sul quale io e Lidia spendiamo spesso tante parole per cercare di far capire a ognuno di noi quanto il cammino non sia solitario, non sia da vivere da soli. Noi tendiamo ad isolarci perché pensiamo che attraverso l'isolamento troviamo noi stessi. E certo, può accadere, ma un certo tipo di evoluzione questo può accadere. Per la maggior parte di noi questo non è facile, non è semplice e abbiamo bisogno degli altri. E a dire il vero abbiamo bisogno sempre degli altri, perché gli altri siamo noi, gli altri sono il nostro specchio, sono lo specchio su cui riflettiamo la nostra esistenza e attraverso il quale possiamo vedere chi siamo in realtà, che cosa siamo diventati, cosa diventeremo anche. Attraverso gli altri noi cresciamo, attraverso gli altri noi evolviamo, ma ci sono esseri in mezzo a noi, di altri mondi e non sono solo presenti in carne ed ossa, usando i nostri indumenti, chiamiamolo così, il nostro corpo macchina, ma sono in presenza a livello energetico, sono in presenza, parlavamo qualche giovedì fa, degli esseni come immanenti, sono energie che non hanno mai lasciato la Terra e quindi essere in grado di vivere al di là del tempo, oltre le linee temporali, per rimanere accanto all'uomo e istruirlo. Questi grandi esseri viaggiano nelle linee temporali e a loro volta preparano la strada all'arrivo di grandi maestri, quella grande genealogia di maestri che hanno fatto parte della nostra storia umana, partendo dai profeti, i patriarchi, i messaggeri, fino ad arrivare al tempo di Gesù, di Maometto, prima ancora il Buddha e quanti altri, come anche nei nostri tempi. Abbiamo conosciuto e conosciamo persone che fanno grandi gesti, grandi opere di amore e di pace e di fratellanza. Ecco, questi grandi esseri sono le guide che stimolano l'umano a trovare se stesso. Ma loro dove sono? e chi sono E in chi sono? realtà? Ma soprattutto dove sono? È vero che hanno camminato in mezzo a noi, è vero che qualcuno li ha visti e toccati. Ma è vero che la loro forza alberga dentro milioni di persone che a tutt'oggi non li hanno nemmeno conosciuti. Li hanno letti, li hanno sentiti, li hanno studiati, gli è stato raccontato. E ognuno di noi li può sentire veri. Chi verso Già. uno, chi verso l'altro, chi verso una fonte di energia, chi verso un essere, chi verso un arcangelo, chi verso l'amore. Ognuno di noi ha la propria espressione di spiritualità e di contatto e ognuna di queste espressioni è vera. Non c'è chi sente di più e chi sente di meno. C'è il sentire che ognuno di noi può esprimere, dalla persona che pensiamo che non lo possa nemmeno percepire a quella che crediamo super illuminata, che non ha nemmeno bisogno di sfiorare il terreno su cui cammina. Ma in realtà questi due poli apparentemente opposti sono comunque due anime che nel percorso evolutivo si trovano sulla Terra ad affrontare un'esperienza differente, apparentemente nel nostro parametro di altezza differente di livello, ma oltre la vita, oltre il verso dell'esistenza umana, sono comunque due anime. Comunque fanno parte di un eterno presente, come spiegava prima Lidia, di un'eterna esistenza dove non c'è né un prima né un dopo, c'è che siamo qualcosa che già ha una struttura, che ha già un amore, che ha già una consapevolezza, che ha già una coscienza, che
che però non trova, diciamo, conforto nel solo sentirsi parte di questo grande oceano d'amore. La spinta propulsiva è sempre quella di partire, sfrecciare attraverso i sistemi stellari e scendere sulla Terra, perché è qui che l'anima può assaporare qualcosa di per lei oltreverso, per noi normale. Lo sfioro, il tocco, la carezza, qualsiasi cosa che noi facciamo è per lei impensabile dal punto di vista energetico. Se non avesse la Se materia, non ci non fosse questo riuscirebbe. corpo, lei non potrebbe percepire nulla di tutto questo. Ma neanche noi senza di lei potremmo percepire le cose, perché un conto è toccare, un conto è sentire. Emozioni, no? Cioè, avere quella, Sensazioni. esatto, quell'emozione che poi ci fa esprimere con un pianto, con un sorriso, con un sussulto del cuore, con anche la disperazione. Possono essere tantissimi metodi di contatto con la realtà, e lei, l'anima, li sta imparando a conoscere giorno dopo giorno, vita dopo vita. Oggi, come anticipava prima Lidia, il risveglio. E che cos'è il risveglio? È che siamo arrivati al punto che la materia non è più sufficiente, dobbiamo andare oltre. È Cerchiamo la. arrivato il tempo, È arrivato il è arrivato il tempo, e tempo. cerchiamo la particella di Dio, e cerchiamo la realtà oltre la realtà stessa, il virtuale, il salto quantico, la coscienza che stimola e alimenta un sistema che va al di là della sola capacità umana. Cioè, tutte queste ricerche oggi sono diventate il risveglio. Siamo ai primordi di questo risveglio. Ma Ma cresceremo, cresceremo, ma cresceremo, questo è l'inizio, e quindi cresceremo. siamo un po' come i bambini che stanno Certo, assaporando le prime esperienze con la vita, e quindi ci sembra tutto bellissimo e nuovi tutto giochi, complicato. sono nuovi giochi, siamo estasiati da questi giochi, siamo inebriati da tutti questi giochi e magari vogliamo anche più in fretta, dai, non ci bastano le cose, vorremmo Viaggiamo veloci. viaggiamo molto veloci. Ma viaggeremo sì in velocità, ma dobbiamo viaggiare in velocità nel pensiero, nella mente, in tutto quello che sono quelle virtù che non crediamo nemmeno della loro esistenza, del tipo, non so, la bontà. Cos'è la bontà? Cos'è la fede? Chi lo sa cos'è la fede? Ma la pazienza cos'è? La tolleranza cos'è? Tutte quelle parole che sono ma non viene il pensiero di fare considerazione, perché proprio non vale la pena di perdere il tempo su queste parole e tante, tante, tante altre. Ma sono necessarie queste parole per comprendere la vita, per comprendere che, come diceva Hermes prima, tutti quei grandi esseri che hanno partecipato nel tempo, nelle epoche, nelle ere, in tutto quello che è il vivere umano nell'insegnamento. Forse erano gli dèi. Forse erano le dee, forse erano gli arcangeli, gli angeli, le grandi intelligenze cosmiche universali. E chi lo sa, però sono arrivate tante informazioni all'essere umano, ma un'infinità in tutti i modi. Quindi tutte queste informazioni le abbiamo conservate nell'antica memoria. Ognuno di noi le ha sentite, perché ognuno di noi abbiamo vissuto le ere, le epoche, i cicli oltrepassati. Noi abbiamo tanto tempo che ha sulle nostre spalle, nella nostra conoscenza, nella nostra esperienza. Noi non siamo piccoli
piccoli esseri, piccole creature. Noi siamo grandi esseri, tutti. Siamo viaggiatori, siamo pellegrini del mondo. E quindi tutte queste notizie che noi abbiamo sempre ricevuto ci hanno dato tanto, una ricchezza inestimabile. Hanno forgiato la mente umana, fornendogli tutti gli attributi affinché diventasse la mente umana di tutti i migliaia di migliaia, migliaia di anni un bagaglio, un serbatoio capace di contenere l'intelligenza universale, cosmica, oltreverso. Perché senza questa energia l'essere umano non avrebbe potuto in questo tempo percepire l'esistenza dei mondi celesti, dei mondi universali, e non avremmo nemmeno la capacità di decodificare cose non terrestri, come invece in questo tempo sovente accade che ci sono persone che sanno decodificare, no, dico bene, decodificare i linguaggi celesti, universali, cosmici. Quindi è un periodo, questo è un tempo così bellissimo, Fantastico, fantastico, fantastico. di un'intelligenza. L'intelligenza viaggia in pompa magna oggi. L'energia, stiamo parlando non degli umani intelligenti, perché l'umano è come fatto, appunto, ma l'intelligenza che viaggia dovunque, su questa rete, no? Questa, come si chiama? Internet. Internet, ecco, non mi viene mai. Questa rete, di questa grande intelligenza, che è grande intelligenza. Non andiamo avanti con questo ragionamento perché altrimenti ci Ci infiliamo. infiliamo in un altro Non canale va e usciamo bene, dal non va discorso. bene. No, no, non va bene. Passiamo alle Sì. domande, che ho visto che non sono arrivate diverse, così magari possiamo approfondire Grazie. qualcosina. Loredana, ciao. Ciao. Chiede, durante il sonno si viaggia oltreverso? Non c'è viaggio migliore, perché durante il sonno l'anima è libera di andare ovunque, no Lidia? Sì, solo che non lo ricorda, cioè non è un bagaglio evolutivo che ci portiamo nel risveglio, cioè dove, per dire tranquillamente, è un'energia che magari possiamo usufruire durante il giorno. Perché l'energia oltreverso, come si direbbe, no? Te la devi guadagnare, perché è un'energia del tuo sentire, è un'energia del tuo cuore, del tuo pensiero, del tuo desiderio, del tuo amore per te. Significa che una persona si è incontrata, si è riconosciuta nel viaggio sperimentativo terrestre, e da quel momento è come se noi viaggiassimo con noi stessi, non ci abbandoniamo più, quindi la vita è un collante e basta, è la colla, non so, è come la Bosti, com'è che si chiama quella bella colla, L'attacco. l'attac, quella bella colla, insomma, che fa, che funziona, La colla che fa. che Un fa. nuovo spot pubblicitario. Elde, ciao. Il sentire, il percepire, tutte quelle emozioni e sensazioni possono considerarsi un contatto oltreverso con il proprio sé interiore? Sì, certo, nella parte più grossolana della vita, certamente sì, ma
L'oltreverso, così, no? Il maestro ha raccontato, ci ha spiegato, non lo sappiamo bene se abbiamo capito bene, cioè se abbiamo percepito fino in fondo, quello che voleva trasmettere, perché il maestro lo trasmette da un livello oltreverso. Capire abbiamo capito, ma percepire tutta la profondità e la grandiosità di un ragionamento è complesso, anche perché giustamente, come tu mi hai insegnato, hai scritto quasi 12.000 14, 13, non si sa. pagine, Sì. incalcolabili righe, no? In queste Sì. 12.000 pagine, ma se è vero quello che c'è scritto al di là della vita, quindi oltreverso, vuol dire che tra una riga e l'altra non sappiamo quante altre parole e righe ci Esatto. sono. Quindi capire capiamo, perché umanamente siamo tutti sulla strada dell'apprendimento. Percepire la profondità di tutto questo è un percorso che ce lo dobbiamo godere un po' alla volta. È una strada che abbiamo appena cominciato tutti quanti. Qui, ora e adesso è il momento di prendere atto di questo. Perché? Perché oggi siamo risvegliati da un sonno, da un torpore. Magari possiamo chiamarlo anche dall'ignoranza, dalla non conoscenza. Non è molto che abbiamo imparato a leggere e a scrivere come popolazione. Come uomini, cioè, c'era chi sapeva leggere e scrivere, ma erano pochi ricchi ed eletti. Come popolo umano stiamo cominciando oggi e ci sono molte popolazioni che ancora vivono nell'analfabetismo, quindi è un percorso che deve progredire, far progredire tutti e un po' alla volta l'abbiamo iniziato. E chi sa deve cercare di portarsi dietro chi non sa. È un cammino che va fatto insieme. Questo, se non capiamo questa cosa, se non capiamo che da soli non andiamo da nessuna parte, ma camminando da soli e non dando niente di quello che abbiamo, non avremo fatto quello che dobbiamo fare, e cioè espanderci, non servirà. Dovremmo comunque ritornare, anche se non vogliamo, perché non è un obbligo tornare sulla terra, è un desiderio innato dell'anima. E l'anima lo vorrà sempre, al di là di quello che pensiamo noi esseri umani, perché quando ci fa piacere la vita è bella, sicuramente non vorremmo morire mai. Se la vita è brutta, forse vogliamo tornare a casa subito, ma non possiamo dire non torno più, perché per l'anima questa è l'esperienza più bella che ci sia ogni volta. Altra Vero. domanda. Giovi, ciao. Mi viene da pensare Ciao. che questa energia oltreverso è dentro di noi fin dall'inizio della nostra vita e continua in eterno. Sì, appunto quello che abbiamo detto, affermato fino a questo momento, che è la nostra energia, diciamo, spirituale. È quella che fa da colla, da collante con tutte le energie che ci servono e ci sono servite per fare questa costruzione di corpo e tutte le energie che ci servono per vivere ogni giorno la nostra vita, in tutto quello che facciamo, in tutto. Milioni e milioni di energie che sono convogliate tutte in una grande autostrada che è la vita, dove tutte queste energie sono state avvolte, abbracciate dall'energia, da un'energia di pura luce oltreverso, perché quello è il mondo di tutti gli umani da sempre, perché da sempre proveniamo Da là. da là, da questa luce, anche se noi siamo opachi nella vita, anche se siamo brutti. Anche se siamo malvagi, anche se eccetera, 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 Dentro ma di noi c'è quella luce. l'essenza c'è quella luce. Perché senza quella luce non possiamo oltrepassare il confine del sistema solare. Paola, ciao. Ciao. Alla fine della vita terrena le energie rimangono nell'oltreverso per poi essere riprese ad una nuova discesa sulla terra?
Scusa, ero distratta, non ho capito. Alla fine della vita terrena le energie rimangono nell'oltreverso per poi essere riprese ad una nuova discesa sulla Terra? Allora, non è che le nostre energie rimangono all'interno dell'oltreverso, perché l'oltreverso diciamo, non è un contenitore che le conserva, perché noi ogni vita dobbiamo fare una costruzione, come ogni volta che si demolisce una casa, perché per mille motivi di ragione ci vuole una ristrutturazione, eccetera, così si rifà la casa e si rifà con tutto nuovo, no? Però l'essenza, l'energia primaria di quella casa, vecchia casa, è lì presente nella costruzione della nuova casa. E quindi l'energia oltreverso, che è quell'energia che comunque ci aiuterà sempre ad essere nel centro della nostra evoluzione, e ci aiuterà sempre ad avere la capacità nel nostro modo di essere, perché non fa nulla di più di quello che noi nella nostra volontà vogliamo fare. Attenzione, che non pensiamo che ci siano energie che fanno il nostro lavoro, perché è quello Al che. posto nostro. Ecco, no, 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 no. Però sostengono, no? Ci aiutano. Quella poi è l'energia, diciamo, è di nostra, come si dice, che ci accompagna, no? È la nostra, la nostra custode, se vogliamo dire così. Però è un'energia comunque che non aiuta, non ti mantiene, non ci dona nulla, Non ci facilita, però non ci facilita, però con la attenzione sostiene. sostiene, e ogni volta che torniamo a vivere è in presenza e diciamo resta nella traccia della nostra memoria antica. Marisa, ciao. Ciao. Il pensiero oltreverso interagisce sulla coscienza? Sì. Però la coscienza, abbiamo due livelli, abbiamo molti, però ci sono due livelli di coscienza di cui l'essere umano, se vuole, può capire qual è la coscienza che in un certo momento si fa avanti piuttosto che in un altro momento. C'è la coscienza umana, quella della ragione, di un equilibrio ragionevole. E invece c'è la coscienza, quella appunto oltreverso, che è quella coscienza che ti fa vedere le cose in un modo differente da come la mente umana solitamente le fa vedere. È equilibrata, non dà ragione all'umano, non lo innalza, non lo giustifica se non è necessario. Non è molto facile né accettare questo né a individuare di quale coscienza si trova, si tratta quando viene questa verifica di coscienza. Però c'è. Massimo, ciao. Il Ciao. pensiero oltreverso ha la stessa lunghezza d'onda del pensiero di Dio? Per noi sì, per gli umani sì. Perché l'energia più potente, l'energia che accomuna tutti, è l'energia che ha il filo diretto con ogni energia, quindi anche le stesse energie tra di loro hanno la stessa modalità di comunicazione, le stesse coordinate, no? E di conseguenza Dio è il tessitore di questa grandiosa, grandissima e luminosa, luminescente energia di ragnatela. È il tessitore di questa tela che è tessuta poi a sua volta dagli esseri umani. Elide, ciao. Ciao.
Durante la vita può essere stimolata questa energia oppure l'abbiamo già programmata prima di nascere? Beh, pensiamo che è doveroso stimolarla, anche se non la conosciamo magari in questa veste che noi questa sera ve l'abbiamo presentata, ma ognuno di noi sa e sente che c'è qualcosa, qualche spinta, quando noi abbiamo delle spinte dentro di noi, abbiamo degli stimoli, abbiamo delle illuminazioni particolari, delle intuizioni molto particolari. Ecco, sono energie oltreverso, che non è che ce n'è una e poi tutto si spegne, cioè sono infinite le energie, anche perché sono adatte ai livelli evolutivi, quindi l'energia oltreverso è di tante specie, di tanti livelli. Gerlinde, ciao. Ciao. L'energia che ci proviene dalle stelle è anch'essa un pensiero oltreverso? Assoluto, sì. Assolutamente sì. Assolutamente, perché le stelle sono i ricetrasmettitori dell'energia primaria divina, cioè sono il collegamento con l'oltreverso. È come dire la prima forma di creazione oltre l'increato, no? Immaginiamo, per fare un esempio, un buco nero e l'increato, una stella che esce o entra da quel buco nero, perché se esce vuol dire che in qualche modo entra in una dimensione e se entra vuol dire che comunque viaggerà in un'altra dimensione e crea la condizione di collegamento tra varie dimensioni e vari mondi. E la luce e crea questa meravigliosa griglia che noi chiamiamo il firmamento, attraverso la quale tutte le informazioni che occorrono alla vita, all'esistenza umana, ma non solo, del nostro sistema solare, della nostra galassia, passa attraverso le stelle. E quindi sono un po' il ponte di collegamento, no? E il fatto che l'uomo sia sempre stato attratto dal cielo, dalle stelle, dal manto stellato, tant'è che ha disegnato con gli occhi e poi con le mani le costellazioni, anche queste non sono un caso, questi disegni nel cielo che uniscono dei punti luminosi, creano una griglia, creano delle forme, creano un punto di collegamento con ciò che pensiamo che sia nostro punto di vista o nostro sentire. In realtà è un retaggio antichissimo di antichi esseri, di antichi maestri, di antichi messaggeri, che hanno trasmesso all'essere umano la chiave di lettura del linguaggio stellare e quindi del linguaggio celeste. Linguaggio che ad oggi è ancora perduto, ma attraverso il risveglio, attraverso questo tempo, questo momento storico così importante da tutti i punti di vista, non solo dal punto di vista sociale, politico, economico, ma dal punto di vista spirituale, è un momento veramente importantissimo per tutta l'umanità perché si sono aperte delle catarate, si sono aperte delle brecce tra la materia e lo spirito, si sono aperte non delle porte, dei cancelli immensi verso il cielo. Questo non vuol dire che la vita finirà, questo non vuol dire che l'essere umano dovrà passare attraverso indicibili sofferenze, questo vorrà dire iniziare a camminare verso la consapevolezza di chi realmente siamo, e cioè esseri divini in cammino sulla terra per volere nostro, di nessun altro. È un nostro volere, è un nostro desiderio, è un nostro percorso di crescita che ognuno di noi lo affronta con le capacità, no? Con i Certo. bagagli che ci portiamo appresso vita dopo vita e che mano a mano questi bagagli, un po' come i nostri bagagli di viaggio, si arricchiscono, si appesantiscono, si alleggeriscono, dipende qual è l'esperienza che stiamo facendo e a che cosa deve portare, ma comunque il punto focale è ritorniamo oltre la vita, oltre questi confini, a ricongiungerci con la nostra reale esistenza, quella dell'anima, quella che
sopra l'anima dello spirito, perché poi l'anima a sua volta è un altro strumento di viaggio. La nostra scintilla, la nostra luce, il nostro cuore è all'interno dello spirito, e lo spirito è nell'oceano del grande amore infinito che aleggia attorno a tutto, senza confini, senza spazio, senza tempo. Questo è il grande cammino che faremo da oggi in avanti e per sempre, Esatto. perché non ci sarà mai uno stallo, non ci sarà mai, no, Lidia, un punto dove dici: beh, ma prima o poi tutto questo finirà. Perché? Perché deve finire? Certo. Che è così bella la vita, che è così bello il mondo, che è così bello tutto. E soprattutto ci sono, oltre a noi, che ci dobbiamo conoscere ancora meglio, ma ci sono tante persone, tanti nostri simili, tanti fratelli del cammino che hanno bisogno anche di noi, di Esatto, ognuno di noi. però dobbiamo pensare anche che questo è il momento di mettere tante cose nella nostra valigia, ma altrettante cose della nostra valigia sono diventate inutili, sono diventate superflue, sono diventate dannose, troppo pesanti, quindi richiedono di essere abbandonate lungo la strada, lungo il cammino. Basta, non ci servono più, ci servono altre cose. Dobbiamo andare incontro all'oltreverso, dobbiamo andare a raccogliere quei frutti che solo l'oltreverso ci può dare. Quindi abbiamo troppo peso, molti, molti, troppi pesi che ci portiamo appresso ogni giorno e che non riescono a farci assaporare la luce, la leggerezza e la gioia anche della vita, ma non quella vita che immaginiamo evolutiva, quella vita che non ha niente a che vedere con l'evoluzione, perché sta a noi alleggerire la nostra evoluzione. Abbiamo un'ultima domanda, poi dobbiamo Basta. purtroppo concludere perché abbiamo già Oltreverso. oltreverso la nostra solita, abbiamo oltreversato la nostra oretta di consueta. Però quest'ultima domanda ci dà la possibilità, Lidia, di leggere un trafiletto Fantastico, che, che è quest'anima bellissima. aprendo a caso il libro, diciamo, ci sta a rispondere a questa domanda con questo pezzo del libro, di queste pagine cadute dall'oltreverso. Dall'oltreverso, quindi grazie, grazie anima che hai percepito questa cosa e L'anima che si chiama Nevea, ah, vediamo, ciao ciao Nevea, e Nevea. ci chiede: è l'energia che ci dà la vita? Bene, scopriamolo attraverso le parole del grande maestro nel libro Arca della Vita. Vediamo se trovo il capitolo, così per chi ce l'ha il libro lo può andare a vedere. Primo distacco dalla mia famiglia. Quel tempo di apprendimento fu molto intenso. Non appartenevo pienamente al movimento terrestre, perché stavo, per volontà di Dio Creatore, aprendo il nuovo ciclo evolutivo dell'anima. Zorash, il mio grande maestro, conosceva molto bene la complessità del mio esistere e mi aiutava a trasmigrare da un mondo all'altro, per portare sul pianeta tutti gli stimoli del principio, dove tutti gli umani di questa generazione si sarebbero dovuti preparare a tale viaggio, per essere condotti al di là del tempo di questa evoluzione. Fantastico, grazie, grazie a Nevea, grazie al maestro della sua grande immensa pazienza che da quando ero una ragazzina di 3, 4, 5 anni è sempre per me, è sempre stato con me, abbiamo vissuto la vita insieme, sono molto onorata, si sa, non ho parole mai per esprimere questa gioia, questa cosa, ecco. E che dire di tutte queste cose che viviamo? Bellissimo. Bellissimo, ma soprattutto bellissimo poterle condividere con tutti voi.
con chi conosciamo, con chi non conosciamo, a maggior ragione con chi non conosciamo e con chi conosceremo da questo momento in avanti. La gioia per noi di trascorrere questo tempo con voi attraverso la tecnologia è infinita, immensa e ringraziamo tanto la vostra presenza, la vostra pazienza e la vostra curiosità, perché se siete qui ad ascoltare questo nostro parlare, sicuramente siete curiosi di sapere che cosa abbiamo da dire. E di cose da dire ne avremo veramente tante. E purtroppo il tempo non è mai sufficiente per poter scendere nei particolari di ormai, ripetiamo, 14.000 pagine di scrittura e non sono finite. Un grande viaggio questo che Lidia ha iniziato da ragazzina, da bambina, e poi si è evoluto per diventare i libri, per diventare una conoscenza, per diventare un percorso, un punto di vista, un inizio di qualcosa che ci può dare l'opportunità di vedere la vita in maniera differente. Da che cosa? Da tutto e da niente. Di fatto ognuno di noi cerca qualcosa di differente per ritrovarsi, per trovare quel contatto perduto con noi stessi. E io 20 anni fa ho conosciuto Lidia, ho conosciuto questo percorso, la mia vita è cambiata, la mia vita ha trovato le risposte, più di quelle che avevo cercato e quindi sono rimasto affascinato, ammaliato dal fatto che Lidia, il grande maestro, attraverso i suoi scritti, mi avessero dato risposte che nemmeno io avevo chiesto, non avevo fatto domande su determinate cose e mi sono arrivate comunque. Quindi ringrazio tutto questo e lo condivido insieme a Lidia, insieme a tutti voi e grazie della vostra presenza qui stasera. Grazie, buona serata, buon tutto, E buonanotte. buonanotte, alla prossima, grazie.